Buongiorno, Nelio Salzano, direttore di gara, responsabile FMI. Come si prevede la manifestazione? Quarta edizione della motocavalcata del Monte Maggiore. Allora, la manifestazione si sviluppa su centinaia di chilometri, attraversano diversi comuni, sono presenti credo almeno un centinaio di piloti, possessori di moto d'enduro, ma ci sono anche i quad. Ci saranno sul percorso personale del club e ci sta anche il servizio medico. Abbiamo il medico sul percorso, quindi diciamo che sono tutelati sotto tutti i punti di vista, li seguiamo ovunque. Come si è comportato il Motoclub Caiazia in questa occasione? Devo dire che l'organizzazione è sempre ottima, collaborano al massimo, danno il massimo sempre. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che a quest'ora gli iscritti in totale sono intorno ai 110, di cui un 50% per la federazione, la FMI, e un altro 50% di giovani che si avvicinano a questo sport e sono partecipanti di Hobby Sport, una nuova formula che la Federazione Motociclistica Italiana ha proposto per in modo da far avvicinare questi giovani allo sport con una copertura assicurativa e della piena sicurezza in ogni organizzazione, in ogni manifestazione. L'apertura assicurativa è compreso nel costo di iscrizione della federazione e copre durante tutto il periodo della manifestazione e copre sia per responsabilità civili che per infortuni. Sia nel tratto stradale che in fuoristrada. Nel tratto fuoristrada, anche se tutti i partecipanti alla manifestazione, che è una manifestazione di natura turistica e quindi non è una competizione, diciamo che sono obbligati, hanno l'obbligo come in tutte le altre manifestazioni di rispettare il codice della strada. Quest'anno, anche come l'anno scorso, un nostro giovane amico accompagnato dal papà. Allora, buongiorno, il signor Raccio Antonio Sannitica. Gioia Sannitica. E accompagna il piccolo Raccio Loris. Ok, benissimo. Ora ci vediamo durante il percorso. Comunque veniamo perché è una manifestazione organizzata troppo bella. Spiegherà un po' Gaetano. Gaetano, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, siamo pronti per cominciare? Sì, stavolta sì, in quote. Questa è la quarta edizione di questa splendida manifestazione che organizzano gli amici del Motoclub Caiazia. È una manifestazione dove non si può mancarne. Abbiamo fatto due in moto e due in quote. Oggi ancora in quad perché ho molti amici nuovi che si vogliono avvicinare a questo sport del fuoristrada, non se la sentono di partecipare in moto, quindi iniziano ad approcciarsi al fuoristrada con i quad e gli faccio da guida e da istruttore. Benissimo, benissimo, grazie Gaetano, buona motocavalcata, ci auguriamo che tu ti possa divertire e che tutto vada per il meglio. Grazie. Buongiorno. La quarta manifestazione della motocavalcata del Monte Maggiore. Vi ringrazio per la folta partecipazione, questo significa che tutti quanti noi del Motoclub Caiazia penso che stiamo lavorando bene e questo ci sprona a lavorare ancora meglio per le prossime edizioni. Spero che sarete sempre più numerosi. In questa occasione mi coglie il momento per ringraziare tutte le amministrazioni comunali che ci hanno dato i permessi per questa manifestazione, perché capite bene, noi tocchiamo ben 8 comuni, quindi non è stata una cosa proprio semplice. E ringraziamo le forze dell'ordine che collaborano in questa cosa, la Federazione Motociclistica Italiana, il Core Campania che ci sta sempre vicino in queste occasioni e quindi che altro, la Protezione Civile e tutti quanti. Io personalmente ringrazio tutti i collaboratori del Motoclub che hanno dato una mano, il Motoclub Caiazia che ha dato una mano a questa manifestazione. Vi do solo due notizie che riguardano, diciamo, due notizie tecniche che riguardano la giornata. Allora, innanzitutto ci sarà la partenza da qua, uno per volta, farete un giro nel fettucciato, una volta usciti dal fettucciato proseguite là in fondo dove trovate poi tutte le segnalazioni per continuare il percorso. Il fettucciato non vuole essere altro che uno sprono a tutti voi a farvi vedere che cos'è un fettucciato, che cos'è, quindi questo è un fatto simile di una gara provinciale, di una gara regionale di enduro. Troverete lungo il percorso dei tratti hard. Vi prego, chi è meno esperto
di fare quelli soft, perché quelli hard sono abbastanza impegnativi. Abbiamo voluto fare così proprio per... Ti sta piacendo? Abbiamo appena iniziato. Ecco, bisogna procedere. Vai. Buongiorno amici motociclisti, giro di boa. Opinione tecnica. Giro di boa. Ma non è più tecnico, guarda. Ma è andata bene. No, io sono una zona tecnica, assolutamente. No, bel giro però. Divertente. Di meglio però. Bel giro. Lui ti può dare spiegazione. Molto scorrevole, devo dire. Molto scorrevole. Con le sue impennate, con i piedi sulla sella, ci ha fatto variare tantissimo. Ah, ho capito. Va bene. Ci si diverte, dai, una domenica diversa. Le pietraie come sono? Ottime, ne vedremo ancora, però queste qua che sono arrivate perfette. Va bene. Impegnative. Bocca al lupo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Lo presentiamo o non lo presentiamo? Tommaso. Tommaso Gonzales, buongiorno. Giro di boa. Si pranza, poi vabbè, non si scende se beviamo vino e mangiamo, no? Sì, poi dobbiamo divertire. Per la prima moto che ho cavalcato nella mia vita è un divertimento. Perché poi le altre sono state care. Sì, care, solo care. Va bene, come l'hai trovata per te che già conosci un po' il percorso? Divertente. Vabbè, no, non troppo impegnativa. No, per adesso no, dobbiamo vedere il giro di bocca. Va bene, okay. Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao Luigi. Dottore Merola, buongiorno. Buongiorno. Medico di gara. Diciamo così. Di un evento non agonistico. Esattamente.
Bilancio medico, bollettino medico. Bollettino medico, per nostra fortuna è tutto, tutto regolare, la manifestazione si è svolta in maniera molto regolare, sono tutti quanti gli amici enduristi sono tutti molto molto tranquilli, per cui non ci sono state problematiche. Speriamo che sia lo stesso anche nella seconda parte. Grazie. Prego. Generoso Bucci, buongiorno, Pianeta Moto Ricambi, partecipa alla quarta edizione della motocavalcata del Monte Maggiore. Molettiere sempre bellissime, le pietre sono sempre più belle, però era più bella l'anno scorso la molettiera al contrario. Ok, quindi primo rimprovero da fare oppure no, va bene così? No, va benissimo così, i posti sono meravigliosi, l'organizzazione è sempre eccellente, ora vediamo il secondo tratto, sei più impegnativo del primo. Va bene, grazie, complimenti all'organizzazione. Pure un po' di sardegna. Era meglio un pochino di pioggia, se ci stava un po' di pioggia era meglio. Del motoclub Caiazia, Mario Avizzano, Giuseppe Villano, sul KTM e sullo sfondo Fabio. Siete pronti? Thank you.
Giovanni Farina, buonasera, presidente del motoclub Caiazia. Allora, la manifestazione, questa è la quarta motocavalcata che facciamo, è stata secondo me molto apprezzata, è stata una grossa partecipazione, negli anni è andata sempre in crescendo, infatti gli iscritti quest'anno sono circa 200, quindi abbiamo aumentato rispetto all'anno scorso, sicuramente quindi la manifestazione è positiva. Questo è il risultato, con l'augurio che l'anno prossimo siamo ancora di più, sicuramente questa manifestazione la faremo di nuovo, speriamo che insomma siano sempre di più i partecipanti. Benissimo, grazie presidente. Va bene, all'anno prossimo.